È ufficialmente il giorno di Udinese-Inter. Si torna a casa giusto per qualche ora di sonno e al risveglio comincerà ufficialmente la nostra trasferta. Direi buonanotte. Buongiorno. E che buongiorno. Letto mega alternativo, ma non importa. Perché si parte. Ci siamo. Let's go. Ciao a tutti amici nerazzurri. Ragazzi, ci siamo, ci siamo. Esatto, stiamo per andare con l'Inter Club Brugherio a Udine. Alle nostre spalle il pullman che ci porterà al Blue Energy Stadium. Oggi Udinese Inter. E allora venite con noi per fare un po' di casino sul pullman. Casino per dire, eh? Oh, siamo arrivati! Eh sì, perché alle nostre spalle c'è il Blue Energy Stadium di Udine. Attendiamo il pullman delle due squadre e poi i biglietti li abbiamo già in mano. E allora venite con noi. Andiamo. Comunque è incredibile l'affetto dei tifosi dell'Inter in tutti gli stadi d'Italia. Le squadre le avete viste, sono entrate al Blue Energy Stadium. Noi abbiamo già passato i controlli, stiamo facendo questa salita che ci porterà nel nostro settore e poi saremo dentro anche noi al Blue Energy Stadium. Ok, direi che ci siamo. E questa sarà la nostra visuale per Udinese Inter. Settore ospite pieno e super caldo, vedete anche gli amici di Brugherio lì nell'angolo, le squadre sono in campo, a breve rientreranno negli spogliatoi, poi ingresso in campo e si comincia. Frase motivazionale da parte dello speaker dell'Udinese, a breve la lettura delle formazioni. Spaccate il nostro possesso, inizia Udinese Inter, pronti via, l'Inter gioca, niente un minuto di gioco, Davide 1-0, Davide Trattesi, incredibile, 50 secondi, l'Inter è in vantaggio a Udine. Ora si può cominciare, ma il loro possesso con lo 0-1, è una bolgia! Intanto è uscito l'arcobaleno qui al Blue Energy Stadium di Udine. Eccolo qui, gol dell'Udinese, 1-1, a 10 dalla fine del primo tempo, boato del Blue Energy Stadium, vorrei capire chi ha segnato. Lo capiremo adesso, oltre ad un largo.
forte nel tabellone. Prima occasione vera per l'Udinese, Carpagena. Sullo spadale del primo tempo! 1-2 Inter! Del partito, ogni volta per chi sta dentro una partita incredibile. È tornato il coro! Ma è tornato il coro! Con un gol ancora clamoresco, dopo che ne ha sbagliato uno clamoroso prima, ma l'importante è che l'Inter sia sopra. L'importante è che l'Inter sia sopra, 1-2 praticamente a fine primo tempo. E infatti finisce così il primo tempo, 1-2 per l'Inter. Spogliatoio, ragioniamo, perché questa partita va chiusa. Tra un tempo e l'altro ne approfitto per ringraziare Bezzo Sport che ci ha fatto essere qui quest'oggi. Grazie mille veramente per l'invito, grazie. Vi invito a seguire il loro profilo Instagram che lascio in descrizione. Come sempre, quando andiamo in trasferta la musica è a palla, però vabbè, comunque a brevissimo inizio il secondo tempo. È iniziato anche il secondo tempo tra Udinese e Inter. Pronti via! C'è Martinez e Lautaro, due persone diverse, ma invece è sempre il Toro. 3-1 Inter. Accorcia le distanze l'Udinese, 3-2. 7 dalla fine, più recupero. Speriamo, speriamo. Finisce qui con un pelo di sofferenza, 3-2 Inter. Aspettiamo la squadra che andrà a ringraziare il settore ospite, Stracolmo. E poi chiudiamo il video. No, e perché non l'ha pescato? Se voleva rivedere dopo il parco di sofferenza, ragazzi, che sofferenza. Il Blue Energy Stadium si sta svuotando, l'Inter lo ha espugnato, ha vinto 2-3, si è sbloccato Lautaro Martinez. Pietà per lui. Che bello, serviva tantissimo questa vittoria. Tra l'altro ora che usciamo, che ci stanno invitando a uscire e usciamo, grazie, no, figurati. Stavamo dicendo, si è sbloccato il Toro, mentre che usciamo ha ripreso a diluviare, quindi probabilmente arriveremo al pullman belli bagnati, ma l'Inter ha vinto e questa è l'unica cosa che conta. Questo era il nostro video di Udinese Inter direttamente dal Blue Energy Stadium di Udine. Ringraziamo Bezzo Sport che ci ha fatto essere qua quest'oggi. Grazie mille veramente. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video o una prossima live forse.